Ma un problema sicuramente, cioè si è arrivati a questo punto anche perché c'è un patrimonio pubblico di case popolari che non sono state adeguatamente né controllate, perché io parlando ad esempio di Bologna, il controllo dell'ISEE, per cui se venivano fatte Cioè delle dichiarazioni dell'indicatore valide o del non patrimoniale, valide, sì, delle famiglie. era fatto a campione, solamente da un anno viene fatto su tutte le persone che hanno comunque l'assegnazione di un alloggio, scoprendo tantissimi che dentro non dovevano starci. È pieno comunque di appartamenti, solamente su Bologna sono 320, non dati perché vanno messe a posto, magari vanno ritinteggiate, messe a posto le finestre, cose anche da niente, quando poi si spendono un mare di soldi i comuni per sgomberare degli edifici come questo e mettere queste persone in strutture d'emergenza, per cui quei soldi non si capisce prima perché un comune non li abbia stanziati per mettere a posto il Sì. patrimonio, il patrimonio comunque che ha. Sicuramente quello che condivido è il fatto che non si può pensare di avere due tipi di graduatorie, una per chi occupa e una per chi è in lista, perché se ogni anno ci sono 400, 500, 1000, dipende dai comuni, case da assegnare, non può chi occupa andare sempre avanti alle persone che comunque sono nella graduatoria. Però finché non si ha di nuovo un'equità in cui si controlla veramente le persone che entrano dentro gli alloggi, se possono entrare o no, il patrimonio, se mette a posto il patrimonio, rischiamo di avere persone che dovrebbero avere una casa che o dormono per strada o vengono sfruttate magari dalle associazioni che hanno dietro altri interessi per occupare.